per me il senso di felicità non è il conto in banca, non è il successo ottenuto da tanti anni di sforzi di lavoro, quello per me è un obiettivo. C'è l'obiettivo di essere arrivati o iniziati ad arrivare a qualche traguardo che poi ti può permettere ancora di andare avanti. Ma la felicità nel senso totale, come la intendo io, è legata all'amicizia, è legata, come ho detto, al cuore, è legata alla vita quotidiana di tutti i giorni. L'importante è essere felici di aprire gli occhi la mattina e di dire ci sono. È un'idea che nasce nel pensiero del progetto di qualche cosa di nuovo da portare in una città cosmopolita come Milano. Non volevo fare solo ristorante, non volevo fare solo cotte, non volevo fare bistrò, non volevo il ristorante travestito da trattoria, e ho pensato a una cosa secondo me innovativa, secondo me di un futuro, non di un futuro che ha una vita breve, ma di un futuro che sarà sempre più ampio e sempre più lungo, cioè che sarà di una vita lunga, almeno secondo il mio pensiero. E mi sembra che oggi infatti mi stiano dando ragione, perché il bulk oggi è un concetto futurista o del futuro di quello che sarà il mondo della ristorazione, cioè vuol dire easy, vuol dire di cultura, perché il mondo del superalcolico legato al mixology è pazzesco, cioè non si finisce mai di imparare, perché è sempre legato all'ingrediente, i singoli ingredienti con cui è fatto un distillato, perciò diventano due mondi con due culture talmente piene di argomentazioni che il bulk diventa oggi secondo me il locale trainante su quello che può essere oggi la visione futura della ristorazione contemporanea. Sono classico, sono un innovativo, un innovatore, un fantasioso in tutto, però quando devo bere io sono molto classico. Per me il grande mixology lo riconosco dal più grande dei classici, che è il Negroni. Sono un pazzo per il Negroni e secondo il mio punto di vista il Negroni per il mixology o per il barman, chiamiamolo come un po' oggi mi fa più piacere, è il banco di prova, come per un cuoco conoscere i fondi e no. Cioè le basi sono l'arte di tutti i mestieri e siccome il mondo del mixology è pazzesco, oggi è uno dei lavori secondo me più belli, più fantasiosi, più complicati che ci siano, perché tutti lavorano con gli stessi prodotti, tutti lavorano col ghiaccio, tutti lavorano con dei bicchieri, ma chissà come mai, per quale magia, ognuno ha un cocktail che cambia a secondo di chi lo fa, di chi lo dosa, di chi lo muove, e questo per me è una magia incredibile, perché ha lo stesso sapore per un vecchio cuoco vecchio di esperienza, ok? Per vecchio cuoco di cucina è quello che il feeling riesce a dare il plus. Poi non posso nascondere che anche io ho avuto un vezzo di inventare un cocktail, un drink, chiamano così, che è Gin Tonic, perché in tempi non sospetti, quando ancora non era impazzata questa voglia del gin tonic differente con varie botaniche, con varie cose, io mi sono inventato il Gin Tonic, che è stato forse l'inizio del piccolo pensiero del bulk, forse è il papà di tutto il Gin Tonic. Questo non lo so, perché dico sempre che quando pensiamo di aver inventato qualcosa c'è sempre qualcuno che ti dice che l'ha già inventato, no? Però sono stato Giancarlo che ha deciso di fare un suo cocktail, che poi qualcheduno dica che sono stato il primo mi fa piacere, ma anche se fossi stato il secondo e ho inventato il mio cocktail mi fa ancora doppiamente piacere.
io anagraficamente ho una certa età, però grazie a Dio vivendo, ma io sono assolutamente convinto perché vivo con tutti i giovani che sono così, perché se io dovessi confrontarmi sempre con quelli da anni, con quelli che sono dei tromboni, che hanno tutte le verità in tasca, che sono tutti bravi, che dicono tutte le verità, io sarei qua a dire che Instagram non vale niente. Tutto quello che noi riusciamo a far conoscere alla gente in qualche modo, e oggi il qualche modo è il modo diretto, cioè che uno possa vedere, possa assolutamente quasi assaggiare con gli occhi, è la miglior comunicazione che ci sia. Cioè oggi secondo me l'instagrammabilità è molto importante, perché è come dare un biglietto da visita a qualcheduno e metterti a nudo, perché poi la gente la controprova, quando viene deve essere in quel modo, no? Non è che ti raccontiamo una roba e la facciamo in un'altra. E questo crea sicuramente grande curiosità. Oggi il mondo va in una certa direzione, perciò vive i giovani e soprattutto le idee dei giovani.